sono sicura di una cosa è che non voglio piangere davanti alla gente. Cara Angelica, ti scrivo una cosa che forse ti lascerà stupita. Mi sposo. Ti prego di andare all'agenzia di Piazza San Silvestro e di chiedere i documenti necessari. Non so quali documenti ci vogliono. Mi sposo appena avrò i documenti. Sposo una ragazza che ho conosciuto a Linz. Veramente non è una ragazza, perché è divorziata con due bambini. È americana e insegna fisica nucleare. I bambini sono carini. Io amo i bambini. Non quelli molto piccoli, ma quelli che hanno 6 o 7 anni, come questi qua. Li trovo molto divertenti. Non ti sto a raccontare com'è questa ragazza che sposerò. Ha 30 anni. Non è bella, ha gli occhiali, è molto intelligente. Io amo. Sembra che riuscirò ad avere un lavoro. Cercano un insegnante di italiano in un collegio di ragazze, sempre qui a Linz. Sinora ho lavato i piatti in un altro collegio, dove insegnava la ragazza con cui ero venuto, Josephine. Potete scrivermi ancora presso la madre di Josephine. Non ho ancora un appartamento, ma lo cerco. Aileen, questa ragazza che sposo, vive con i suoi genitori e i bambini e la casa è piccola, non c'è posto per me. Ho una stanza in una pensione di cui non vi do l'indirizzo perché cambierò. Forse scriverò anche alla mamma, però intanto comincia a dirglielo tu. Diglielo lentamente, perché sono di quelle notizie che la sconvolgono. Dille di stare tranquilla, perché ho riflettuto. Forse verremo in Italia nelle vacanze di Pasqua e così potrete conoscere Aileen e i bambini. Ti abbraccio. Velocemente mandami i documenti. Michele. Caro Michele, Angelica è qui da me e mi dice che ti sposi. Mi dice che tu le hai detto di dirmelo lentamente in modo da non sconvolgere. Me l'ha detto invece rapidamente e subito. Appena entrata nella stanza, Angelica mi conosce meglio di te. Sa che io sono così perennemente sconvolta che niente mi sconvolge più. Ti sembrerà strano, ma io non mi stupisco e non mi spavento più di niente, essendo in uno stato perenne di spavento e stupore. Da 10 giorni sono a letto malata, per questo non ti ho più scritto. Ho chiamato il dottor Bovo, quel medico di tuo padre che abita via San Sebastianello al quarto piano. Ho una pleurite. Mi sembra immensamente strano scrivere ho una pleurite, perché non ho mai avuto niente nella mia vita e mi sono sempre considerata fortissima. Ad ammalarsi erano sempre gli altri. Angelica mi ha fatto leggere la tua vita. Alcune frasi di questa lettera mi hanno stupito, benché io sia, come ti ho detto, ormai essenzialmente immune dallo stupore. Io amo l'intelligenza, io amo i bambini. A dirti il vero, ignoravo che tu amassi l'intelligenza e i bambini. Queste frasi mi hanno lasciato però un'impressione fondamentalmente positiva, come se tu finalmente cercassi di raggiungere la chiarezza e la risolutezza, come se tu finalmente cercassi di fare delle scelte definitive. Mi rallegro di rivederti a Pasqua e di poter conoscere tua moglie e questi suoi bambini. La prospettiva di avere dei bambini in casa mi affatica al solo pensarci, ma siccome ti rivedrò, vi accoglierò tutti con grande gioia. Il fatto che questa donna che tu sposi abbia 30 anni non mi sembra un fatto negativo. Tu evidentemente hai bisogno di avere vicino una donna più vecchia di te. Hai bisogno di affetto materno. Questo perché quando eri piccolo tuo padre ti ha tolto a
Dio lo perdoni. Se esiste Dio, cosa che forse non è del tutto da escludere. Penso certe volte quanto poco insieme siamo stati, tu e io, e quanto male ci conosciamo, quanto superficialmente tu mi giudichi e io ti giudico. Io ti trovo tanto balordo, ma non lo so se veramente sei balordo o invece oscuramente santo. Cara Angelica, ho avuto i documenti e ti ringrazio. Mi sono sposato mercoledì, ho saputo che la mamma è malata e mi dispiace. Spero che non sia niente di molto serio. Aline e io abbiamo trovato una piccola casa a 2 piani in questa Nelson Road, che è una strada sterminata di casette tutte identiche. Abbiamo 2 metri di giardino che io coltiverò a rose. Ringrazio la mamma del denaro, le camicie e il vestito scuro che non ho messo il giorno del matrimonio né mai metterò. L'ho appeso nell'armadio con naftalina. Aileen va all'università di mattino presto e accompagna a scuola i bambini. Io esco un poco più tardi, metto la casa in ordine, sciacquo i piatti della colazione e passo il rullo sulla moquette. Ho saputo che Viola e Elio volevano venire al mio matrimonio. L'ho saputo da quel solito parente della signora Peroni, che mi sono visto capitare alla pensione dove stavo fino a ieri l'altro. Per fortuna non sono venuti, per fortuna non è venuto nessuno di loro. Io non è che non ho voglia di rivedervi, vi rivedrei tutti molto volentieri, ma per il matrimonio abbiamo fatto le cose così in fretta e senza darci peso che Viola e Elio, e anche voi, se foste venuti, sareste forse rimasti delusi. Dio Oreste, che mia moglie è iscritta al Partito Comunista, è uno dei pochissimi comunisti che ci sono qui. Io continuo a non essere comunista, continuo a non essere niente, e ho perso i contatti con quegli amici che avevo a Roma e non so più niente di loro. Pensare che sono partito anche per ragioni politiche, non solo per quello, ma anche. Ma non mi sarebbe facile dire perché sono partito. Comunque ora non mi occupo di politica, se ne occupa mia moglie e questo mi basta. Mi servirebbe un libro, La critica della ragion pura, di Kant. Vedi se puoi andare a cercare nel mio scantinato, ammesso che lo scantinato ancora esista e che possa ancora chiamarsi mio. Ti abbraccio, Michele. Caro Michele, Angelica mi ha detto che non verrai per le vacanze in Pasqua. Pazienza. Ormai le volte che ho detto pazienza pensando a te sono infinite. È vero che più passano gli anni e più si accrescono le risorse della nostra pazienza. Sono le sole nostre risorse che si accrescono, tutte le altre tendono a prosciugarsi. Avevo messo in ordine le 2 stanze all'ultimo piano. Avevo preparato i letti e appeso gli asciugamani nel bagno. Il bagno all'ultimo piano è il più bello della casa, con i maglionchi, con le maglioniche ad arabeschi verdi, e nel guardarlo ero contenta che lo vedesse comunque. Le stanze sono ancora là in perfetto ordine, con i letti pronti. Io non ci sono più entrata. Glielo applaudi di tornare e di spari letti. Mentre preparavo quelle 2 stanze, pensavo che tua moglie si sarebbe sentita a suo agio. E anche pensavo che avrebbe trovato che io tengo bene la casa. Erano però 2 pensieri stupidi, perché io non conosco tua moglie. Non so quando e dove si sente a suo agio. E non so se è di quelli a cui piacciono le case tenute in ordine e le persone che tengono in ordine le case. Angelica
mi ha detto che invece te ne vai a Bruges. Io non mi chiedo cosa vai a fare a Bruges, perché ormai ho smesso di chiedermi cosa vai a fare in un luogo o nell'altro. Io cerco di immaginarmi in un luogo o nell'altro la tua vita, però nello stesso tempo sento che la tua vita è diversa da come immagino, e così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fianca nell'intrecciare i suoi arabeschi sopra di me. Quando sarò meglio di salute, vorrei venire a trovarti con Angelica, se questo ti fa piacere. Non verremo a stare a casa vostra, perché non voglio dare fastidio a mia moglie, che penso abbia sempre molto da fare. Andremo in albergo. Io non amo viaggi, non amo nemmeno gli alberghi, però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio, occupando spazio in una casa piccola, perché una delle pochissime cose che so di voi è che avete una casa piccola. Non posso partire adesso, perché non sono ancora guarita bene da quella poliomielite, cioè non ho più la poliomielite, ma il medico dice che devo ancora usarmi dei guanti. Ha anche trovato che ho il cuore in disordine. Tu spiega a tua moglie che io sono una che ha la casa in ordine e il cuore in disordine. Spiegami come sono, perché così quando mi vedrà potrà confrontare la mia bella immagine con le tue descrizioni. È uno dei grandi piaceri che ci offre la vita, confrontare le descrizioni degli altri con le nostre fantasie e poi con la realtà. A tua moglie io penso spesso e cerco di immaginarla, anche se tu non ti sei curato di descriverla. E quella fotografia di lei che mi hai mandato quando hai scritto che ti sposavi è piccola e confusa. La guardo spesso, ma non riesco a vedere niente salvo un lungo impermeabile nero e una testa a volte inusuale. A me non scrivi mai, ma sono contenta che scrivi ad Angelica. Penso che ti viene più naturale scrivere a lei, perché con lei hai più confidenza che con me. Forse sono ottimista, ma penso che rivolgendoti a lei ti rivolgi segretamente anche a me. Angelica è molto intelligente. Io credo che sia la più intelligente di tutti voi, benché giudicare dell'intelligenza dei propri figli sia una cosa difficile. Cara Angelica, sono un amico di Aileen e Michele. Ho conosciuto Michele in un cinema. Mi ha portato qualche volta a cena a casa sua. Così ho conosciuto anche a lui. Sono italiano e mi trovo a Leeds con una borsa di studio. Ho avuto il tuo indirizzo da Michele. Mi aveva detto che ti venissi a trovare se tornavo in Italia nell'estate. Ti scrivo per farti sapere che tuo fratello ha lasciato la moglie ed è partito per destinazione ignota. La moglie non ti scrive. Primo, perché non sa quasi niente l'italiano. Secondo, perché sta molto male di spirito. Mi fa una gran pena, anche se non mi sento di giudicare Michele. E anche lui mi faceva pena, quando andavo a trovarlo qui nella pensione molto sporca dove si era cacciato. Aileen vuole che io vi avverta che Michele se n'è andato. Primo, perché non sa se lui stesso mi aveva informato del fatto che il loro matrimonio era andato per aria. Secondo, perché Michele è partito senza lasciare l'indirizzo. Terzo, perché partendo ha lasciato qui diversi debiti. Lei non intende pagare questi debiti e vi prega di pagarli voi. Michele ha lasciato un debito 300 sterline. Aileen chiede di fargli avere queste 300 sterline, se possibile, subito. Ermanno Giustiniani. Cara Mara,
le scrivo per dargli una notizia dolorosa. Mio fratello Michele è morto a Bruges in un corteo di studenti. È venuto alla polizia e gli hanno dispersi. Lui è stato inseguito da un gruppo di fascisti e uno di questi gli ha dato una coltellata. Sembra che lo conoscessero. La strada era deserta. C'era con Michele un suo amico e questo è andato a telefonare alla Croce Rossa. Michele intanto è rimasto solo sul marciapiede. Era una strada dove c'erano tutti i magazzini ed erano chiusi a quell'ora, cioè le 10 di sera. Michele è morto al pronto soccorso dell'ospedale alle 11. Quel suo amico ha telefonato a mia sorella Angelica. Sono andati a Bruges mia sorella, suo marito e Osvaldo Ventura. L'hanno portato in Italia. Michele è stato sepolto ieri a Roma accanto a nostro padre, deceduto lo scorso dicembre, come forse lei ricorda. Osvaldo mi ha detto di scriverle, lui è troppo sconvolto. Sono anch'io sconvolta, come lei può immaginare, ma cerco di farmi forza. La notizia è uscita su tutti i giornali, ma Osvaldo dice che lei certo non legge i giornali. So che lei voleva bene, fratello, so che vi scrivevate. Io e lei ci siamo conosciuti a una festa in occasione del compleanno di Michele, l'anno passato. Io mi ricordo molto bene di lei. Abbiamo creduto di doverla informare della nostra immensa perdita. Caro figlio, mi capita ogni tanto di pensare a te. Stamattina mi sono ricordato improvvisamente di un giorno che io e te siamo andati al Courmayeur con la tua macchina a trovare Michele che era là in campeggio. Michele aveva allora forse 12 anni. Mi ricordo quando l'abbiamo visto davanti alla sua tenda, a torso nudo e con i piedi scalzi negli scarponi. Io mi sono rallegrato di vederlo così bene in salute, abbronzato, tempestato di lentiggini, le sue solite più mille altre. In città certe volte era tanto pallido, usciva poco, suo padre non gli diceva di uscire. Siamo andati in giro con la macchina e a fare merende con lo chalet. Tu eri di solito nervoso con Michele, non lo amavi. Lui non ti amava. Tu dicevi che era un ragazzino viziato, presuntuoso e capriccioso. Lui ti trovava antipatico, non lo diceva ma era chiaro che lo pensava. Però quel giorno tutto è stato bellissimo, calmo, senza una sola parola cattiva tra noi due. Siamo entrati in un negozio dove vendevano oggetti turistici e cartoline. Tu gli hai comperato un cappello verde con la coda del camoscio, era felice. Se l'è cacciato a sgimbescio sul luccio, sarà anche stato viziato, ma poteva essere felice con una cosa conveniente. Nella macchina si è messo a cantare, era una canzone che cantava sempre suo padre. Mi irritava di solito perché mi ricordava suo padre, con il quale in quel periodo avevo alle moglie, ma quel giorno ero contenta e tutte le mie antimonie mi sembravano leggere, dolci e respirabili. La canzone diceva: non avevo ni canones, ni tanks, ni aviones, o ni carmela. Anche tu sapevi quella canzone e l'hai continuata. È il terrore dello sfascista, rumba la rumba, la rumba là, ti sembrerò stupida, ma ti ho scritto questa lettera per ringraziarti di aver cantato quel giorno con Michele e anche di aver comprato il cappello con la coda del camoscio che ha portato ancora per 2 o 3 anni. Vorrei anche pregarti un favore.